magi tornano nel cuore di Betlemme, a pochi metri dalla Basilica della Natività. L'opera è stata realizzata dal pittore italiano Franco Vignazia per il nuovo centro della custodia di Terra Santa, dal nome significativo Dar al-Majus, Casa dei Magi. L'intuizione di partenza, su cui ho lavorato per iniziare a fare i bozzetti, è stata quella che i magi, che sono queste persone che arrivano da lontano, seguendo una suggestione importante, cioè una domanda, e arrivano, seguendo quindi la stella, e arrivano fino a Betlemme portando dei doni ed incontrando un dono ancora più grande, i magi possiamo essere noi che veniamo da lontano per incontrare Gesù. Il primo bozzetto raffigura i tre magi che arrivano alla grotta e vengono accolti da Giuseppe e Maria con il bambino. Ma la prospettiva cambia durante una cena con il responsabile del progetto. Betlemme è l'unico luogo in cui non è necessario raffigurare la grotta, perché c'è già. È stato rivoluzionato tutto, ho fatto lo schizzo sopra al tovagliolino di carta dove stavamo mangiando e su quello poi ho lavorato. È così che l'opera si è arricchita di volti e personaggi che circondano i protagonisti, alcuni dal sapore antico della tradizione, altri più moderni, in uno scambio tra passato e presente e tra le varietà della vita. La possibilità di poter rappresentare delle cose che tu sai che sono accadute e che riaccadono nel momento in cui tu vivi, calpesti queste pietre, eccetera, e soprattutto è stata la possibilità di incontrare veramente delle pietre vive e in questo dialogo far nascere le figure che poi ho rappresentato. I magi non arrivano in un luogo deserto, no? Arrivano in un luogo che ha già incontrato il Signore e che li accoglie, e quindi c'è questo scambio, veramente questo scambio di doni. Personaggio preferito? Senza dubbio il re mago al centro della scena, il più anziano, quasi una nota biografica. Io ho pensato alla mia vita e ho pensato a questo dono che si ripresenta in ogni età, cioè è possibile questo incontro veramente in ogni età.